Ciao a tutti e benvenuti su Fili di Perle. In basso potete trovare il link al sito filidiperle.it dove è possibile acquistare tutti i materiali che utilizzo nei miei tutorial. Oggi farò una piccola dimostrazione su come realizzare il nodo da orefice o nodo a cappio, poiché mi vedrete utilizzarlo spesso nei miei tutorial, in quanto è un tipo di nodo che oltre a dare una finitura estetica migliore, dà anche molta più resistenza, in quanto nel momento in cui andiamo ad agganciare insieme più elementi è difficile che questi poi si stacchino. Per farlo ci occorrono dei ghiodini, delle perle, pinza a punte piatte e soprattutto pinza a punte coniche. Come prima cosa infilo una perla sul chiodino e la spingo fino all'estremità. Piego il chiodino di 90 gradi in modo che la perla si blocchi. E adesso devo stabilire l'ampiezza dell'asola che voglio fare. Se voglio un'asola piccola utilizzerò la punta della pinza e punterò a circa mezzo centimetro dalla perla. Per un'asola grande utilizzerò la parte finale della pinza puntata a circa un centimetro e mezzo dalla perla, mentre per un'asola media, che è quella che andrò a realizzare, utilizzerò la parte centrale della pinza puntata a circa un centimetro dalla perla. Ora con una mano tengo ferma la perla, mentre con l'altra vado a fare una torsione in questo modo, così che si crei già metà asola. Eccola qui. Questa operazione va fatta senza staccare la pinza, io l'ho staccata giusto per mostrare la mezza asola, quindi la riposiziono nel punto in cui era prima, e con le mani faccio fare al chiodino un giro attorno alla perla. Ora con le pinze faccio allo stesso modo altri due giri. Taglio il chiodino in eccesso. Evito che questa punta resti così sporgente. E questo qui è il nostro nodo da orefice. Adesso a questa perla voglio agganciarne un'altra, quindi prendo un altro ghiodino, questa volta senza inserire la perla vado a creare un'asola, quindi punto a metà pinza, faccio la torsione e prima di chiuderla inserisco il mio elemento. Ripunto la pinza nella posizione in cui era con le dita, faccio un giro del chiodino attorno alla parte di chiodino più lunga e aiutandomi con la pinza ne faccio altri due. Taglio l'eccesso. Adesso inserisco la mia seconda perla e vado a realizzare un nodo come ho fatto all'inizio, quindi piego il chiodino, punto a metà, torsione, giro con le dita e due giri con la pinza. Taglio la parte in eccesso e i nostri elementi sono legati. Come dicevo, pur tirando non si sganciano. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!